Anfaccia a tutti ragazzi, qui è il vostro cane lupo e bentornati in un nuovo video. Siamo in promo per più una cuna persa. La partita con una su Sapini, diciamo, abbiamo un po' trollato. Non posso dire nulla mia discolpa, volevo provare un pick un po' diverso dal solito, ma non è andato come speravamo. Speravo. Siamo Irelia Mid, ho preso MR perché ero andato un attimo in bagno. E alla fine no, in realtà sono tutti a P, cioè ho il mid a P per fortuna, perché ho visto che erano tutti a D. Cioè sono tornato, mancano 4 secondi e uno in chat ha scritto di are full AD. Ho detto come full AD cazzo, ho preso MR e poi boom. Abbiamo visto adesso che TF è Spana plus Ultra. Abbiamo visto adesso che TF è AP mid, che è molto buono per noi visto che abbiamo preso MR. Abbiamo un bel team. A parte Twitch che potrebbe veramente stomparci late game, però se la giochiamo bene dovrebbe essere andata abbastanza easy. Giocheremo Mercury. Giocheremo Mercury. E vediamo un po'. Tari Kafka. Hanno un bel team loro. Trundle ha molto potential gank. Noi tipo ogni gank siamo morti actually, perché pillar di Trundle, almeno che non abbiamo il flash, stun di DF. E i danni non so se li hanno effettivamente per killarci, se siamo full vita. Però sono belli strong. Top non so com'è il matchup. Col grasp credo che debba vincere però Aatrox. E bot credo il matchup sia ok per entrambi. Sono entrambi forti, vince il più forte immagino. Sto Lightning 5 l'ho beccato una marea di volte comunque. TF è AP credo. Pulse Fire. Forse devo prendere Ignite contro TF mid. Non lo so mica. Lui c'ha pochissima armor. Tra poco facciamo il 2. Forse non è stato troppo worth sta cosa. Ho messo un po' troppo male, devo farla pushare. No, lui è molto, cioè con la gestione delle wave DF è veramente forte come champion, perché gli permette di giostrarsi la wave bene per quando sta sotto torre. Cioè io non posso dare DF sotto torre perché mi stompa. Lui ha finito il crafting? Sì, ok, è l'ultima. Io ho il sustain dalla mia parte. Mi piacerebbe calare con la, ma sai che faccio? Mi sa che lo faccio Doran's Blade. In realtà la wave adesso è buona per me, quindi non regalerò. Buonissimo. Non gioco da stare bene qua. Mia Olaf. Io ti però avrò la mia dorata Vampiric Scepter, che è buonissimo. E faremo una bella control board. Via. Arrivo subito. Ora abbiamo noi la gestione della wave, quindi lui deve stare attento. Flash perché non so se sarei morto, però preferisco non rischiare visto che sono in un buono spot.
Top non faccio in tempo, non male, riesco a regalare direttamente. Brutto flash. Olaf dovrebbe in teoria comebackarlo qua. Cioè dovrebbe fare un 1v2 tranquillamente. È fortissimo in C-spot Olaf, quindi. Non c'è bisogno di fare la Q qua. Esatto. Good. Cioè Olaf è veramente bad. Holy shit, Olaf è veramente bad. Vedremo. Mid tra poco facciamo il 6. Lui non ha il flash. La wave è messa benissimo per noi. Mamma mia, questo prende un cazzo che non finisce più adesso. Ho trollato, eh? Un pochito. Un pochito con la ulti ho trollato. Vorrei fare tutto inaspettato, però. Regaliamo un'altra volta. Potrei andare di scarpe, che sono un ottimo idem. Per rommare, però non... Guarda azione bot, non posso. Bot stanno facendo azione, io qua sono costretto a pushare. Per evitare che TF prenda cose a gratis. La plate non c'è possibilità che la prenda. Così TF ha tippato bot e perde pure questa wave. Quindi, di lusso. Scarpe e daga. Credo siano perfette. Quindi fate caso che se bot top c'è un'azione e TF non si sciova nella mappa ed era mid prima, pushate subito la wave se potete, perché vuol dire che se TF poi... dovesse mai entrare dall'altra parte, almeno perderebbe qualcosina in più. Stanno facendo il drago. Ovviamente. Però va bene. Sono 20 farm sopra TF. Se non avessi trovato la ulti là, l'avrei killato un'altra volta. Però ok. Devo mettere la ward. Vedrò Mercury. Frizzerò la wave. Assolutamente. Così TF perde molto di più. E non ha la ulti, quindi non può neanche rommare. Quindi è un freeze intelligente, no? TF non ha la ulti. Non può rommare e la wave mid è messa malissimo. Cosa può fare questo TF? Cosa potrà mai fare? Però Olaf non dovrebbe invadere topside se io sto qui, no? Ho trollato. Pensavo di avere l'auto-attack normale, invece... cioè, c'ho quello che devo cliccarlo. Però molto buono, Xos TF. E qui ho fatto un errore comunque a non vedere che tipo di sound avesse TF. Prendiamo due plate, bot sono morti, Brandon sta regalando. Non ce la sta bene, lui abbiamo frizzato la wave e poi abbiamo pure punito TF. Qui TF ha perso tantissimo. Push la prossima wave. Prenderò anche la plate, quindi sarà buono per me. E vado via da topside. E ricadiamo. TF ha perso un casino. Un casino, TF, SR, Kayla. Prendi la te se voglio. Regalo molto volentieri. Andremo di Mercury. Top è morto, veramente buono. Oh no, glodo bot per via. No, top, top. Oh,
E chiuditi, occhio, cazzo, cazzo. Gli frizza la wave. Però DF, mo, cioè, prima che fa l'8 ci vuole ancora un bel po'. Quindi siamo tantissimo rispetto a lui. E mo che abbiamo pure preso la... la torre, deve giocare stra safety F. C'è Trundle. Ma in teoria c'era Trundle, vabbè. È rischio questa cosa che ha fatto la mia bot. Arrivo bot side. Vediamo se riusciamo a punire Twitch. Ma che cazzo è successo? Non mi ha resettato la cosa su Trundle. Vabbè, whatever. Non c'ho la ward purtroppo, mancano 2 secondi per metterla. Potevo giocarla molto meglio qua. E anche non morire in realtà. Però... cazzo, ho trollato, my bad. Vabbè. Shit happens, andiamo di Black Cleaver contro quel team, credo. Mi piacerebbe molto di più buildare il Black Cleaver per avere più tankiness, credo sia la mossa più giusta da fare. Però almeno non ho usato né flash né niente, quindi ok per me. Andiamo mid. Andiamo mid. Siamo molto strong. TF bot. Io l'ho TP e ti prova. Tipo di po'. Vado subito mid per non perdere sta farm. E ottimo. Ok. Beh, voglio ormai li perdo, fanculo. Da sito questi. Comunque ottimo roaming. Non mi sarebbe piaciuto ultare lì, cioè ti pare, perché non avevo la ulti up. Però il setup era veramente buono per noi, cioè... perfetto. Come possiamo levarlo, TF? Ah, quasi la ulti tra poco. Se riesco a gestire bene le 5 stack. Ho trollato, pensavo di avere alcuni nuovi up. Torretta qua. Regallo, ho i due tender a Black Cleaver, va bene così, vado bot. Siamo enormi, siamo veramente grossi, grossi, grossi. Ottimo. Andiamo bot. Mate, look. I don't know, Avelios e Mental. Abbiamo perso un wave perché ho voluto prendere questa wave bot quando potevo prendere la mid. Ed era più giusto se sia bot perché c'era la Herald, così avrebbero setappato la Herald prima. Boh. Ok, champ. Ok, champ. C'è rosso loro. Che fa questo qua?
Lol. Forse devo andare di Executioner. Sì, è buono pure contro Trundle, andò di Executioner. Non abbiamo l'Herald. Praticamente. Lava sta pink. Ok, bravo. Torno robot, Volibear con la ulti che è veramente strong. Poi è full armor perché Aatrox ovviamente. Siamo tutti a D poi noi, cazzo. Forse dovremmo sbrigarci a finire il game. Black River è più che azzeccata, Imo. Ma come fa? Come fa Olaf a farla tutte queste Q? Non c'aveva senso farla questa. Pigliamo SS. Twitch e Lullo sono qui, su per giù. Non credo che da dietro possano killare. Siamo strazonati. Continuano a cesare, io ve lo spusciamo. Va bene così, va bene. Una kill su Taric. È convenuto? Hanno perso pochissimo, top. Ma in bot hanno perso più di metà torre, forse anche tutta, se riesco. Buona. Velios. Fatta un'altra sega, bro. Flash. Fa tanti danni Twitch, eh. 298 Prime ha levato. Kate ma Runet King. Che simpatico. Andrò di Sterak. Aatrox è veramente brutto da guardare. Ma ci sono varie persone scarse a sto elo ultimamente. Dai, Olaf, vai da sopra, Olaf, vai sopra. Ok. Ok, penso che qualcuno avrebbe dovuto età. Allucinante. Vado a prendere io il blu, va. Tanto Olaf, so più le volte che mi sarà cura che quella che la prende, quindi meglio che lo prenda io. Questo si deve fare l'execution assolutamente. Vado a risterra perché Twitch è grosso e perché mi dà ulteriore tenacity. E credo che sia molto utile contro quel team. Arrivo. Twitch senza Lulu. Vabbè, mo c'è di nuovo Lulu. Torre, 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 ok. L'Exhaust un po' overrated, sinceramente, non serviva. Ok, vado a pushare, vado a prendere bot. Ho quasi di andare a Sterak la Jorin, che è molto molto interessante. Io sto un po' tutti 1v1.
è buono perché almeno non possono fare il Nashor, però... There is no need for this. Concordo con Tarik, non c'è bisogno di farlo, però... La sto sudando, porca miseria, oh. Sono zuppo. Concordo con Tarik, non c'era bisogno di farlo, però allo stesso tempo credo che... Io credo che dovremmo fare molta più pressione su di loro. Molta più pressione. Un piano a Q, raga, vi giuro. Cioè, questa cosa è allucinante. Di veleno, ma trittato. Twitch comunque non può fare danni così a gratis. Cioè, qualcuno lo dovrebbe bloccare. Cioè, si sta a fare free damage a quello. Potete finire il game, eh? You can end. You can end. Ulta Tarik. Ma secondo voi, se io non gli avessi scritto che potevano, avrebbero voluto finire il game, l'avrebbero provato a finire. Storia molto strano. Ragazzi, Platino 1 promo, cioè, siamo in promo per Platino 1. Una vinta, una persa, al prossimo video. Un bacione al vostro cane. Oh, sbagliato, tac.